L'incontro di questa sera è stato organizzato dalle amministrazioni comunali di Guarda Veneta e di Polesella per arrivare possibilmente ad una fusione fra i due comuni. Questo si rende necessario per andare incontro alle necessità dei cittadini, per dare risposte più puntuali alle richieste e far sì che i servizi siano effettivamente sentiti come qualcosa che è necessario per la vita delle nostre comunità. Questa sera incontreremo le associazioni dei due paesi, poi per la settimana prossima invece è previsto un incontro con la cittadinanza. Mercoledì sera, prima a Guarda e poi a Polesella, appunto, ci saranno questi incontri dove i tecnici dello studio incaricato per arrivare possibilmente alla fusione, e cioè i tecnici di Nomisma, illustreranno, come faranno anche questa sera, questo progetto. Naturalmente è un progetto che ha bisogno di diversi momenti, di diverse tappe, questo anche per far sì che ci sia una presa di coscienza da parte appunto della cittadinanza di che cosa significa effettivamente arrivare ad una fusione, di che cosa comporterà una volta che questa sarà portata a termine, si spera felicemente, e poi vedremo. Perché naturalmente non possiamo sapere oggi quello che decideranno i cittadini, noi diamo questa opportunità, questa possibilità appunto per far sì che le nostre comunità possano crescere. Per dare risposte sempre più concrete alle esigenze delle comunità e dei cittadini, le amministrazioni sono chiamate a studiare le opportunità e le prospettive nuove anche legate ai processi amministrativi. Uno studio di fattibilità per una fusione mette in condizione i comuni di Polesella e Guarda Veneta di analizzare quelli che possono essere i vantaggi in chiave territoriale da un percorso unitario delle due comunità, studiare le diverse opportunità, capire quali sono le ricadute positive che possono avvenire sul territorio. È un processo che necessita di attenzione, di studio. L'incontro di oggi, che mette intorno a un tavolo tanti rappresentanti delle associazioni, serve per discutere appunto quelli che possono essere i termini di questa opportunità.